Ogni volta ricordare Peppino è come la prima, come quando mi appassionai dell'antimafia grazie alla sua storia e al suo coraggio, grazie alle parole di Salvo che ho avuto l'onore di ascoltare personalmente, quelle parole che ancora oggi lo rendono vivo, grazie all'impegno di suo fratello Giovanni e dei suoi amici. È sempre bello ricordare un amico mai conosciuto, un fratello, un padre, un maestro, un compagno di lotta, un militante. Un comunista, un artista, un libero pensatore, un sognatore. Peppino non dava fastidio soltanto alla mafia, e questo ce lo dimostra l'accusa di favoreggiamento nei confronti del generale Antonio Subranni, lo stesso condannato in primo grado nel processo trattativa Stato-mafia, e l'accusa di falso nei confronti dei sottufficiali che perquisirono Casa Impastato, Carmelo Canale, Francesco De Bono e Francesco Abramo. Anche se il reato è prescritto, chiediamo al generale Subrani e agli altri accusati di collaborare con la giustizia, ammettere il depistaggio e raccontare come sono andati realmente i fatti. Per molti Peppino è stato un pazzo, un suicida, un terrorista. Per noi i pazzi, i terroristi e gli assassini siete voi, perché anche la codardia, la menzogna, l'omertà sono forme di violenza. Perché una verità parziale sarà pur sempre una verità negata, come disse il dottore Di Matteo. Peppino vive nelle idee rivoluzionarie, nella poesia, nella satira e nella sua teatralità, nelle vecchie frequenze di Radio Out, nei limoneti, negli aranceti, nel vento caldo di Cinisi e nel mare che amava osservare da lontano. Peppino è il fiore di campo che sboccia nel giardino sotto casa. Tocca a noi annaffiarlo per permettere che non muoia mai.